Hello everyone! Ragazzi, sono tornata con un altro video che secondo me è divertentissimo. Sono scesa in strada con il mio microfono e ho chiesto ai turisti come leggono nelle loro lingue, come pronunciano i marchi italiani più famosi, soprattutto di moda perché sono quelli che si conoscono di più, ma non solo. Voi sapete che io sono proprio un'appassionata di lingue, ma anche tanto di pronuncia, di accento, e quindi secondo me questo video è divertentissimo. E a proposito, colgo l'occasione appunto per parlarvi anche dello sponsor di oggi, Italki. Ragazzi, io adoro Italki, è una piattaforma dove puoi imparare lingue online. Io per esempio ho studiato giapponese su Italki, ma anche spagnolo. Che tal, come estás? Bienvenida! Tu che tal? E quando ho iniziato la mia carriera di insegnante di inglese online, ho iniziato proprio su Italki, quindi il primo approccio online è stato su quella piattaforma, quindi la reputo abbastanza valida perché ci lavoravo anch'io. Su Italki potete studiare l'italiano per esempio, ma non solo, praticamente you name it, ogni lingua. Gli insegnanti possono essere madrelingua, ma potete anche scegliere insegnanti che hanno la vostra stessa madrelingua. Questo anche mi piace molto. E gli insegnanti sono molto divertenti, di solito le lezioni sono abbastanza leggere, si può fare conversazione. Aquí donde vivo tenemos un parque de diversiones muy grande. Il mejor de España. E così potete anche migliorare la vostra pronuncia. Col fatto che è tutto online è molto comodo perché potete prendere la lezione l'orario in cui volete voi, che può essere alle 5 di mattina o alle 11 di sera. Con gli insegnanti potete fare anche delle lezioni di prova, quindi prima di commit to a full package. Vedete com'è la vibe con l'insegnante. E in più, dal 30 settembre c'è una challenge, una language challenge, che secondo me può essere molto utile per alcuni di noi. Vi dico in che cosa consiste. È un modo per aiutare gli studenti a raggiungere il livello di lingua desiderato. Come? Basta cliccare sul link che ho messo qui sotto in info box e andrete subito alla pagina della Language Challenge. Vi registrate, che è completamente gratuito, quindi non vi preoccupate. Dovete scegliere il vostro obiettivo, 12, 16, 19 o 24 ore di lezione per i prossimi 45 giorni, e vincerete dei premi quando raggiungete il vostro obiettivo. I premi possono essere dei punti da riusare su Italki o addirittura potete vincere un iPad Apple. Questa language challenge può essere molto utile perché a volte noi abbiamo chiaro l'obiettivo, però è difficile rimanere concentrati. Invece se c'è una sfida con te stesso, 45 giorni, dei premi, io ragazzi ve lo consiglio Italki, anche perché ero io un insegnante, quindi link in info box. Adesso passiamo al video di oggi. Prima di iniziare con la pronuncia degli stranieri, vi voglio far sentire la pronuncia italiana. Per questo ho chiesto a il mio amico e grandissimo youtuber, nonché il padre di YouTube della lingua italiana, Davide di Podcast Italiano, di pronunciare quelle parole per me, perché non volevo proprio io. Ci penso io, sono la rappresentante dell'italiano. Dai, chiediamo a qualcun altro. E chi meglio di lui? Versace, Ferrari, Bulgari, Giorgio Armani, Nutella, Moschino, Valentino, Fiat, Gucci, Campari, Prada, Dolce & Gabbana. Benissimo, iniziamo con il video. Versace. 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 Oh fuck, okay. Versace. 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 Digo,纪梵希. I don't know this one. I think I know this one. Versace. Versace. Maybe oh. Versace. 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 Ferrari. 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 Falali. Sorry. Ferrari. 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 Bulgari. Vlogger. Bulgari. I don't remember this one. Bulgari? Bulgari? BV Eligari. BV Eligari. Bulgari. Ugh, I always really fuck this up. Bulgari. Thank you. Bulgari? Bulgari? I don't know that one. This I don't know. Bulgari. 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 Bulgari.
B-L-G-A-R-I. Bulgari. Bulgari. I haven't heard about no. these ones. Bulgari. Bulgari. Giorgio Armani. 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 Nutella. 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 I didn't know what. It's a food brand, right? I didn't know how to rate it. Moschino. 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 I don't know. Moschino. Massimo. I don't know about this one though. Yeah, no, come on. 90s. Very 90s. Moschino. Yeah. And Moschino. 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 And Moschino. I don't know. Moschino. Moschino. I don't know. Moschino. 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 Valentino. 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 Fiat. 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 Fiaci. Fiat. 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 Gucci. 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 No, I know Gucci. 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 Campari. 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 And Campari. 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 E Campari. 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 Prada. 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 And Prada. 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 Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Dolce and Gabbana. Dolce & 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 Gabbana. Ah, Dolce & Gabbana. 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 Ragazzi, vi è piaciuto il video? Se vi è piaciuto, iscrivetevi, seguitemi anche su Instagram. Io su Instagram faccio tanto inglese perché sono amante della lingua inglese. Vi ricordo iTalki Language Challenge, why not? Intanto fate il sign up, tanto è gratuito e magari qualche trial lesson. Ci vediamo alla prossima, ciao! Right? Moschino, we say Moschino. Yeah, okay, yeah, oh, because there's C and the H. Yeah, we have this double C, C, H. It's very confusing. Canada, near Toronto. Toronto. Yeah. I like how you don't say the T. Toronto. Toronto. If you're from Canada, you don't say the T.